Welcome. I'm Ben, 14-time champion and your new patron. And you are going to be our next star. Star of what, you ask? Why, the greatest magical sports competition in the multiverse. Even the famous Planeswalkers Chandra and Gideon are here, locked in epic battle. And now it's time for me to show you the action. Loser buys lunch. Bello a tutti e bentornati sul nostro canale, io sono Alessandro e stiamo su Magic Spells Blingers o qualcosa del genere. È un gioco che ho trovato maneggiando sotto il negozio di Steam, è free to play, quindi se lo volete provare. Mi ricorda, è sul mondo Magic, ma ricorda parecchio Hearthstone, già anche graficamente parlando. Questo appena lanciato, ne so zero di sto gioco, partiamo con praticamente l'introduzione. Quindi, giochiamoci insieme in introduzione e vediamo com'è questo gioco. Allora, Gideon sta per attaccare con le sue creature. Le creature infliggono danno pari alla loro forza. 3-3-3. Okay. Allora, Gideon mostra la sua potenza grazie all'abilità speciale Guidare la carica. Sarà questa? Non so di cosa stiamo parlando. Allora, le creature bloccano il danno utilizzando la loro salute. Il danno non bloccato viene inflitto alla salute del tuo Spell Slinger. Ok. Da 4 direi che non deve entrare niente. Allora, se non l'aiuti, Chandra subirà una bella botta. Trascina quelle creature e blocca. E sì. Allora, lui mi consiglia questo e blocca qua. Ah, si fanno immediatamente il danno. Ok, non è tutto insieme, eccetera, no, blocco per blocco, ok, carino. Le animazioni sono carine, sono simpatiche, e questo dice di bloccare lui, giustamente. Ok. Allora, è il mio turno. Mi sto surriscaldando. Allora, quando miri alla regina è meglio non mancare il bersaglio. Che cosa vuoi? Trasformazione draconica, trasforma tutte le creature amiche in draghi a caso. Sostituisci il tuo mazzo con 15 draghi a caso. È una magia, ok. Salve! This had better be worth my time. Un 7-7 là. Ora il drago vulcanico di attaccare, che giustamente c'è rapidità, sospetto. E attacco. Ok. Ok, perché volava, giusto? Vittorio! Beh, allora, a livello di animazione è simpatico. È il mondo Magic, quindi a me piace. E sembra interessante. Mo lo scopriamo insieme, pianino pianino. E vediamo un po'. In realtà ho visto anche un video di un altro ragazzo che spiegava qualche cosina di un evento. Allora, che potenza di magia? Al momento di preparazione di queste sono le del mazzo in pratica. Ok. Ah, le chiedo di permettere di reclutare uno Spellslinger per la tua squadra. Dai un'occhiata. Usa per cercare un nuovo Spellslinger. Colleziona delle cappe e per ottenerne ancora. Ma io avrei. Miau! Ah, Erminio Tauro. Ma è carino! Poi là. Eccola! C'è pure Ashok! Ma sono morto! Ma da poco tanto, eh! Ma dai, io pensavo che erano di meno! Ma è carino forte! Allora, quindi le carte ti daranno. Allora, le carte ti danno ascendente. Grazie a tutto per l'azione che ho ottenuto una chiave. Ok, abbiamo detto.
Aspetta qua. Allora, usa la tua usa la tua prima chiave per reclutare Chandra nella tua squadra. Non lo voglio Chandra. No, voglio gli altri. Gli altri, non voglio Chandra. Uffa, no, vabbè, regalata. La vuoi sbloccare? No. Non scelta? No, però vabbè, dai. Vabbè, mi ho sbloccato Chandra, salve. Che vuoi che... Ah, ok, vuole che chiudo. A quanto pare, Vin ha qualche sfida per noi. Facciamogli vedere di che cosa siamo fatti. Sfide, qua sopra do clic qui. Ah, tutto qui sarà una passeggiata, andiamo al dunque. Questi passi sul serio, questa modalità ti permetterà di completare le tue sfide standard. Tu e Chandra potete allenarvi con gli altri spellslinger per imparare i fondamentali. Va bene, tecnica di pratica. Ah, oppure scala le classifiche di standard per aumentare il tuo grado. Indipendentemente dalla tua scelta, progredirai verso le sfide. Ok. Hai bisogno di un ripasso? Qui puoi rispolverare le basi. Eh vabbè, ci sono i concetti che mi danno cose. Ok. Gideon ti aiuterà a comprendere le basi. Bene, andiamo. Andiamo! Ma è carino, carino, a livello di animazioni, di come sono fatti i personaggi con questo stile grafico. Carino, per ora promosso. Poi pure free to play. Già. Poi Magic. Qualunque gioco che si basa su Magic, oddio, no. Proprio qualunque gioco no, perché se sono brutti. Questo però è godibile, anche all'occhio, mi sembra tutto abbastanza molto semplice da... da padroneggiare. Cos'è? Io start e gli faccio danno? Allora, benvenuto all'addestramento duellante. Sono qui per sono qui con Gideon per insegnarti i concetti di base. Ok. Partiamo alla grande. L'abilità speciale di Chandra ha appena inflitto danno a Gideon. Infatti, non lo sapete. Vinci riducendo a 0 i punti salute del tuo avversario. Ogni turno le tue terre ti danno una gemma di mana. Utilizza il mana per giocare le carte. Vabbè, costa di mana questo sopra. 1, 2, 3, 8. E questo è il mana, rosso. Volpe della filigrana. A 1, a 2, 2. Vai. Le creature non possono attaccare nel turno in cui vengono evocate. Vabbè, fino qua rispetta abbastanza le regole di Magic. Gideon è qui per aiutarci, quindi non attaccherà. Grazie. Quella volpe è pronta a combattere, quindi va presa e trascinata. Ok. Le creature infliggono danno pari alla propria forza. Le carte possono essere giocate anche dopo aver attaccato. Ok, ho due mana e metto il felino infuocato di Regata. Regata la macchina. Miau, accidenti, questa creatura ha 5 di forza. Forte, forte, forte. Sì, vabbè, ma c'ha una decostituzione. Gli sputi. E il gatto mannaro là ci salustra. Sì. Cos'è sta roba qua? Il Minotauro all'assalto. 3-3 con rapidità, quindi sospetto che questo attaccherà subito. Imparare ciò che fanno le diverse creature è la chiave del successo. Rapidità può attaccare nel turno in cui la evochi. Ok, fino a qui. Con. Cioè. Rispetta le regole di Magic. Pirotecnica, ripeto, graficamente mi piace. Non ho neanche toccato nulla, quindi dovrebbe stare tutto come de base, rileva lui dal computer. Ma io volevo Chandra. No, che Chandra, buonanotte. Cosa qua? Ah, non mi ricordo più, c'è un buco mentale qui. Lisandra. Lisandra, insomma. Quanta roba. Ora andiamo a raffare quelle ricompense. Ho alcune sfide speciali per te, completale e ti guadagnerai una ghiotta di ricompensa.
Siete completate, riprendi io quello che ti aspetta. E mi dai le ricompense. Prendi la sfida completa. Non vedo l'ora di scoprire cosa contiene. Pure io vorrei capire qualcosa. Apri la busta e scopri ciò che ti aspetta. Vai. Aprata. Proprio carte. Ok, quindi abbiamo trovato una pelle di quercia verde a due mana. Una creatura amica prende +2/+2. Il drago di perla a semana un 4-8 volante. Il neurobot 2-1 con debutto. Sarà che quando entra in gioco fa qualcosa. Aggiungi alla tua mano una carta bloccata. Sì. Catena abissale. Attiva. È un artefatto. Forse rimane in gioco. Attivare. Distrugge una creatura amica per pescare una carta. E poi ci sono due cose. Comuni rare? Attacco, prendi +1/+1. Quando attacca questa. È forte. Questa è roba roba. L'arcangelo eminente. Salve. Volare 3-4. Debutto. Guarisci lo stesso. Guarisci te stesso di un valore pari al danno che hai subito nell'ultimo turno. Massimo 7. Carino. Simpatico. Vai. Allora, qui potrai acquistare carte, buste e molto altro e ottenere anche articoli gratuiti. Mostra la folla cosa sai fare. Ok, ritorniamo indietro. Vai con la pratica. I caricamenti sono anche abbastanza snelli. Liliana comunque. Allora, contro Nissa. Allora, lì sopra la foresta combatte al mio fianco. Sì. Nissa è qui per insegnarti tutto quello che sa. Va bene. Attacca con la tua creatura. Aspetta, c'è un'opzione. Ah, audio basta. Va bene, attacco. Sospetto che morirà male. Ok, nell'arena le creature possono bloccare le altre creature, partecipando così a un combattimento magnifico. Le creature perdono salute quando combattono. La salute che perdono è pari alla forza del nemico. Ok, fino a qua ci sta. Se la salute della creatura è bene, sconfitta. E questo che vuoi? Il gigante di Ghirapur. Salve. Il 10-6 che non fa nada, sospetto, però. Allora, difenditi campione. Io sto... Ah beh, quello grosso, su quello grosso. Ok. Guarda, la creatura di Chandra è così resistente che è ancora in piedi. E poi con questo... Simpatico. Aia, ogni creatura può bloccare una sola volta, quindi quell'ultima non è stata fermata. È il mio turno, 10 mana posso... Cos'è? Ho fatto. La terra di Chandra le ha appena dato una carta addizionale. Una magia può essere utilizzata solo una volta. Va bene, fino a qua ci siamo. Alcune magie richiedono di essere trascinate su un bersaglio. Tipo questo, infligge. Vabbè, lo shock. Fa 2 danni, ciao. Un bel arrosto. Chandra sa come far salire la temperatura. Puoi alterare creature e magie. Goblin. Che è? Un goblinino. E poi tutte le creature amiche prendono +2/+0. Hai sentito? È ora di porre fine alla partita con l'attacco in massa. Sì, ma io volo un attimo da sta terra che lui ha detto. Ah, oh, al monastero ardente. A partire dal turno 5, invece di ottenere una gemma di mana, hai una possibilità di pescare una carta temporanea addizionale. Ok, a 40%. Ok, perfetto. Sì, sì, arrivo, eccolo. Già. Quindi l'abilità di Chandra è quella di iniziare la partita e far danno. Ok. Stiamo imparando insieme. È molto più semplice di Magic, perché c'ha praticamente le basi di Hearthstone con il mana, ogni turno prendi in mana.
Però gli hanno dato questa giunta della terra che fa cose. Simpatico. Complimenti a chi ha fatto sto gioco. Ho fatto? Aumento di livello. Ha raggiunto il livello 2. Ricompense in gemme. Sospetto che le gemme servono per comprare la roba. E questo che roba è? Offerte del giorno. Ah, gratis ci stanno 100 ori e Mibio. Come ogni gioco da cellulare, un po' più o meno queste cose. Carino, c'è il simbolo di Magic. Ah, ok, con questi mi ci posso comprare anche le buste e alcune carte. Ok, 15.000 questa, però vabbè. Mentre invece le buste le puoi pagare con le gemme. Vabbè, le gemme le puoi comprare in sordi, l'oro lo puoi comprare in gemme speciali, una sorta di bundle. Questo ad esempio con 500 cristalli draghi. Qua non tanto esperimento. Ah, ok. Sono le carte di prima. Attacco. Si verifica ogni volta che la creatura attacca. Mo sto più uno sarà permanente o alla fine del turno se ne va? È una bella domanda. Ah, ok, così. Ah, abbiamo trovato un drago di perla. Volare 4-8 non fa nulla. Oh, questo qua, artefatto. Sto 3 sarà il costo di attivazione. Credo. Attacco infligge 2 danni all'avversario. Simpatico. Debutto, aggiunge la tua mano una magia o una trappola rossa a caso. Ci sono le trappole? 4, colpo di fuoco, infligge 3 danni a un nemico e un danno a ogni altro nemico. Simpatico per questo. Vabbè, questo era l'orso. Scusi, orso. Ah, posso alzare. Questo ti fa pescare. Ti fa pescare. Oddio il granchio. Paguro. Tanto io guardo. No, benvenuto alla vetrina dei mazzi. Qui potrai trovare i miei mazzi preferiti da cui potrai trarre ispirazione. I mazzi in evidenza compaiono quassù e vengono aggiornati di tanto in tanto. Sono i mazzi che costruirei io se possedessi la tua collezione. Dai un'occhiata. Per copiare un mazzo e usarlo, selezionalo e scegli copia. Ah, ok, ti danno dei consigli, cioè delle idee di mazzi. Che carino! Cioè, se ammazzi precostituiti, tu te li copi e te lo devi craftare in pratica. Simpatico, simpatico, simpatico. Ok, stavamo qui. Devo fare la terza partita, andiamo. Vai! Eccoci. Contro Jace. Quindi counteri. Allora, che cosa ci farà scoprire Jace oggi? Non lo so. I'm great at mind games. Sono un maestro dei giochi mentali. Allora, sì. Debutto pesca una carta. Allora, l'abilità di debutto si verifica dopo che una creatura viene giocata dalla mano. Vabbè, a 4 si cala. 4, 3, 4. Entra e pesca. Ok. No, io vorrei capire una cosa. L'abilità di Chandra. Info. Profilo, saluto, in fiamme. Prima dell'inizio della partita infliggi 4 danni all'avversario. Colore secondario, puoi usare fino a 6 carte di un secondo colore nel tuo mazzo. Ok, carino. Sì, sì, ho capito, il sismodonte in 6-3 travolgere. Vai. Rimandare. Oh no, una carta trappola. Quando il tuo avversario ha mana a disposizione devi fare attenzione alle trappole. Le trappole sarebbero gli istantanei, in pratica. Non hai abbastanza mana per giocare di nuovo il sismodonte, perché costa 4, io ho 2. Arma una trappola. Ah, la devi armare però. Passo falso ardente. Dopo che l'avversario ha attaccato, infliggi 4 danni a una creatura attaccante a caso. Ok. Le trappole attendono il momento giusto per scattare, quindi... Questo è proprio preso da Hearthstone proprio a mani basse. Allora, se cambi idea potrà scinarle verso l'alto per disinnescarle. Carino questo. Allora, la trappola di Chandra è pronta. Fai
fai provare a Jace un assaggio della sua stessa medicina. E lui c'è un piano, e vabbè. Le trappole si risolvono da sole dopo che le hai armate. Ah no, pesca la carta, ok. Allora, gioca il tuo artefatto. Oh, ecco, vedi? Così capiamo come funziona il discorso degli artefatti. Allora, puoi far innescare gli artefatti una volta per turno finché non finiscono le cariche. Ah, quelle sono le cariche, ok. Ah, Jace è allo scoperto. Perché allo scoperto? Che vuol dire? Goblin furioso, vai. Usa il tuo artefatto, pompamor goblin, e lo gonfiamo. Ok, gli artefatti non si attivano, ma hanno un numero tot di volte di carica. Ok. Dai! Fatta la sfida. Allora, prendi la sfida completata e vedi quello che ti aspetta. Vai. Che mi dai di bello? Ah, tre pacchetti. Vai. Ora andiamo ad arraffare quelle ricompense. Salve. Occaun, il frantumatore. Si cala 3-4-4 dopo che un avversario ha pescato una carta, prende più 1 più 0. Dico. Ah, niente male. Ora scegli la prossima ricompensa che vorresti ottenere. Le carte più rare richiedono un maggior numero di sfide completate. Premi. Scegli la prossima ricompensa. Busta di carta, la volpina o una rara verde. Ma sto all'inizio, voglio la busta di carta. Comunque c'è all'incirca una busta su 10 contiene una carta mitica. Sì, vale. Allora, torna qui regolarmente per visualizzare nuove sfide a tua disposizione. Allora, infliggi 75 danni agli avversari e metà 25 cristalli. Completa una partita, 250 monete. Ah, e poi ci stanno tutte quest'altro. Attacca con 20 creature, completa 3 partite con Chandra, distruggi 6 creature, gioca 25 carte nero o verdi, gioca 25 carte rosse o bianche. Ok. E qua. Ok. Vediamo che cosa abbiamo trovato, va. Tutto strilla questo. Allora, abbiamo trovato l'elementare Erutta Fuoco, 5 mana, 6-6, rapidità. Inizia il tuo turno, infligge 2 danni a te stesso. Ok, verde, arciera velenosa, raggiungere, distrugge qualsiasi creatura con volare con cui combattere. A forza. Oh, strega del mausoleo, debutto, una creatura amica prende implacabile, che non ho idea di cosa sia. Infezione fatale, una magia condanna una creatura nemica. Condanna vorrà dire che morirà una certa. Fiamme perforante, infligge un danno a una creatura nemica, non può bloccare in questo turno. E... ta-ta-ta! Cambio trovato. Attaccare alle spalle, infliggi a una creatura nemica danno pari alla forza della creatura amica più forte. Carino. Avanti. Vediamo un po' quest'altro. Allora, tutto rosso stiamo tra... ricevitore di fulmine. Finale, mo finale non so che vuol dire. Infligge 2 danni all'avversario, forse alla fine del turno. Anticipare, seleziona una carta dal tuo mazzo e pescala. Il tutore. E questo è quello di prima, l'attivo e una creatura amica prende più 0. E questa già ce l'avevamo prima. Attivi e distrugge una creatura amica per pescare una carta. L'arciere Ghitu, raggiungere, debutto, infligge un danno a un nemico. E mi dica evocatrice dei dannati, costa 6, una 4-4 con debutto, gli zombie amici
prendono finale, infliggi due danni all'avversario. Va bene. Avanti. Sto per sbloccare una chiave, eh. Allora, qui che ci abbiamo? Cresci bot. A 4-4-3 debutta, aggiungi alla tua mano una carta verde a caso. Oh, boh, onesto. Revocare, stordisce una creatura nemica o distrugge un artefatto nemico. Ok. Il corvo della nebbia, volare, debutto, fai tornare la creatura del nemico nella sua mano. Ah. Rara, beffare, se fa uno dopo che l'avversario ha giocato una magia, aggiungi una copia alla tua mano. Ok. Raro. Squartatore invasato, se cala 5-0-5 con debutto, ruba 4 di forza da una creatura nemica. Carino. E sempre blu, scossa di ispirazione, aggiunge alla tua mano 3 magie a caso. Ok, finito. E qua cos'è? Ah, ok, le carte che ho appena trovato, bla 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 bla. Ok, ok, delle taglie comunque. Va bene, ragazzi, noi abbiamo visto almeno il tutorial. Io mo me lo studio un attimino più perché già vedo che invece chiudo male, male, male. E niente, detto questo, ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete questo video così facciamo conoscere il gioco. E perché no, potremmo anche farci delle partite insieme. Lasciate un commento e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Bene per tutti, alla prossima. Ciao ciao!